Un protocollo d'intesa firmato dalla Regione Toscana insieme ad ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e ANBI per rilanciare la difesa del suolo. Difesa del suolo e riduzione del rischio idrico. E questo è il senso che ha portato alla firma del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI e ANBI e che arriva in contemporanea all'approvazione del documento operativo sulla difesa del suolo che segna il nuovo approccio toscano al tema della mitigazione del rischio idraulico, programmando 200 interventi per 195 milioni di euro nel biennio 2016-2018. Abbiamo messo in fila tutti gli attori istituzionali che servono per dare risposta a uno dei temi più sentiti sui territori. Con oggi arrivano le risorse, ma soprattutto arrivano le modalità con cui ANCI, Regione e Consorzi lavorano, quindi comuni, lavorano per dare tempi certi e risultati efficaci a quello che è veramente un tema molto sentito. Regione, ANCI e ANBI avranno compiti diversi con l'obiettivo però di portare a casa un risultato unico in tutta la Toscana: ridurre i danni e avere maggior sicurezza per la popolazione. Inoltre ci sarà il nuovo strumento dei piani di classifica, ovvero grazie a questi ultimi si definiscono e si individua il beneficio che ogni immobile trae dall'attività del consorzio di bonifica. Noi stiamo seguendo delle linee guida dettate dalla Regione, la legge 79, estendendo le competenze dei consorzi e il reticolo a loro assegnato, prevede anche dei piani di classifica diversi da quelli di prima, che comprenderanno anche zone che fino ad adesso attributo non sono mai state. Tre esempi: Firenze, Lucca, Siena. Ma è bene chiarire che questo è un tributo che non è generalizzato, è un tributo che è riservato a chi ha immobili che usufruiscono del lavoro di messa in sicurezza idraulica dei consorzi di bonifica. È uno strumento a tutela della proprietà.